Oggi, amici di Scuola di Botte, parleremo di un altro grandissimo pugile, una leggenda, un pugile che si è ritirato imbattuto nonostante diversi titoli mondiali vinti. Il pugile in questione ha origini italiane, infatti ha due soprannomi, è uno Italian Dragon e l'altro è l'Orgoglio del Galles, perché lui ovviamente nasce da un padre italiano, oltre che è nato comunque a Londra, poi si è trasferito in Galles, lì ha vissuto tutta la sua vita, è stato soprannominato anche l'Orgoglio del Galles. Non a caso ovviamente gli inglesi se lo sono tenuti stretto uno così forte. E oggi vi racconterò la storia di Joe Calzaghe, all'anagrafe Joseph William Calzaghe. Bulli, ciccioni, sfigati, secchi e brutti, un colpo sotto vi aggiusta tutti. Se ti senti oppresso ed a tratti un po' depresso, mangia bene, smettila di intasare il cesso. Calzaghe, anno 1972, è uno dei pugili che ricorderemo nella maniera più assoluta, perché si è ritirato imbattuto, nei super medi è riuscito a unificare ben 4 sigle, perciò è andato a cercarsi tutte quante le cinture da tutti gli avversari e ha concluso la sua carriera con 2 match nei pesi medio massimi. Voi direte, vabbè, se sarà fatto 2 match così, col cacchio, è andato a combattere con Bernard Hopkins e poi ovviamente con Roy Jones Jr., di cui vi ho già fatto un video, e infatti durante il video di Roy Jones Jr. vi ho parlato anche di Joe Calzaghe. In quell'occasione molti di voi mi dissero: oh, ma perché allora ci parli di sto Joe Calzaghe, che oltre che l'ha battuto si è pure ritirato imbattuto? E oggi ovviamente ve ne sto parlando. Ogni promessa è un debito. Il padre Enzo era sardo e ovviamente è andato in Inghilterra, e lì è nato Joe, questo ragazzo che già in tenera età aveva iniziato a boxare. Non a caso Joe ha vinto tutti quanti i tornei scolastici perché aveva iniziato a boxare già all'età di 9 anni. Lui infatti la carriera dilettantistica l'ha conclusa con oltre 120 match. Ne ha persi sicuramente qualcuno, perché Joe è tuttora uno stile di box sicuramente irruento. Non è un tecnicissimo, basta vedere i suoi incontri. Lui è un picchiatore con una quantità di colpi, una velocità e anche una bella precisione, ma in alcuni momenti si vede proprio la foga del voler picchiare, e questo ovviamente l'ha caratterizzato nei primi incontri. Per i dilettanti questo non è il massimo, si rischia anche di trovare qualcuno molto tecnico che magari ti fa i punti e ti batte. Ma la parte importante è il suo esordio nei professionisti. Nel 1993 questo pugile mancino, è importante sapere che è mancino, perché come dico sempre, il pugile mancino ha secondo me delle doti in più, perché può cambiare guardia, è abituato con una guardia diversa rispetto a quella che si aspettano gli altri avversari, ma è abituato con avversari in guardia differente. In sostanza, stupisce l'avversario, ma non si stupisce lui. Dei professionisti la sua supremazia è stata subito evidente, ha vinto tantissimi match per KO al primo round e tanti match per KO al secondo round. Ma la cosa che più stupisce è quante volte lui ha difeso un titolo mondiale e per quanti anni. Lui è arrivato a difendere il suo primo titolo mondiale, il WBO, per quasi 11 anni. Cioè, voi immaginate che per 11 anni nessuno è riuscito a strappargli il titolo mondiale. Non solo non è riuscito a strappare, ma lui ha iniziato ad accumularne degli altri. Aveva puntato l'IBF, il WBA, eccetera, eccetera. Ha iniziato a prendersi anche questi titoli. Tant'è, come dicevo prima, che alla fine ha unificato 4 titoli di un'unica categoria. Con Michael Kessler è arrivato a una decisione unanime e ha conquistato tutto il conquistabile. Tant'è che lui a quel punto ha deciso di abbandonare la categoria dei pesi supermedi e passare ai medio massimi. Ma la scelta fu più azzeccata perché, come dicevo prima, si è andata a scontrare con 2 colossi immensi. Ha vinto entrambe i match e questo ci fa capire di che calibro era questo campione. Allora, una cosa che voglio dire personalmente su Joe Calzaghe, come dicevo all'inizio, è che tecnicamente non siamo
di fronte al pugile ineccepibile. Se guardiamo i suoi match, i momenti più concitati, lo vedete che comunque sbraccia, ma vedete che i colpi che arrivano, arrivano a destinazione e fanno veramente tanto male. Uno dei momenti più interessanti fu il match con Byron Mitchell, dove Joe accusò una caduta, un KO, nel senso aveva piegato le gambe, era andato a terra, e da quel momento si aprì una vera e propria guerra. Da svantaggiato, da persona che aveva piegato il ginocchio, si era poggiata a terra e si era rialzata, perciò con estrema difficoltà in alcuni casi, è passato a infierire sul suo avversario, tanto da mandarlo KO. Infatti poi quel match fu vinto da lui a KO, ma a stretto giro gli procurò subito una caduta all'avversario. Questo vi fa capire quanto fosse determinato, quanto fosse forte mentalmente e anche fisicamente questo pugile. Ovviamente il DNA del padre non poteva mentire. Ovviamente il ritiro di Joe Calzaghe probabilmente è stata una cosa anche molto ragionata, perché i suoi 46 match comunque sono stati sicuramente molto intensi, ed è anche importante che un pugile a distanza di anni capisca anche quando è il momento del ritiro. Secondo me in questo caso ha fatto benissimo, non a caso poi si è continuato a dedicare alla promozione del pugilato insieme al padre Enzo. Questo ha portato sicuramente un vantaggio e la possibilità comunque di mantenersi un mito nei confronti ovviamente dei suoi concittadini, ma non solo. Io conosco tantissimi italiani che lo seguivano. Diciamoci la verità, non è così conosciuto da noi. Io perlomeno quando ne parlo, quando ne ho parlato, tanti, ma io non l'ho mai sentito, eccetera. Eppure in patria era già un mito. Siamo noi che alcune volte ci perdiamo. Io personalmente lo metto nella top 10 dei migliori pugili di tutti i tempi, pur non avendo io, se devo cercare delle debolezze, mettendolo in una classifica top 10, il numero di incontri non è particolarmente elevato. È pur vero che nel periodo in cui ha combattuto lui il numero di match non era così alto come ai tempi di uno Sugar Ray Robinson e via dicendo, però un Julio Cesar Chavez, per esempio, ne ha fatti molti di più. Ovviamente è arrivato a perdere. Che significa questo? Che Joe Calzaghe è rimasto imbattuto con 46 match, ma se ne avesse avuti 80, secondo me sarebbe rimasto imbattuto. Questo, secondo me, è tutto da vedere. Perciò è imbattuto, ma il numero di match, cari signori, non è elevatissimo. Un altro limite che riconosco a Joe Calzaghe è la parte tecnica. Grandissimo guerriero, grandissima indole, grandissima resistenza, grandissima determinazione, ma dal punto di vista tecnico c'erano pugili più forti. Questo che significa? Semplicemente che se tu sei motivato, se tu hai il colpo, lo vuoi portare a segno, vinci, c'è poco da fare. Non ho mai visto grandi incontri di comodo, perché alla fine ha combattuto veramente con gente molto molto forte. David, a Eubank, ovviamente gli ultimi due sono stati fantastici, ma ragazzi, tutta la sua carriera è costellata di grandi pugili. Secondo me un'altra nota un po' stonata è il fatto che la maggior parte dei suoi match si sono disputati in Inghilterra. Ci sta, perché ovviamente l'Inghilterra è la patria del pugilato sotto certi aspetti, però è anche vero che quando si hanno 4 titoli mondiali, e questo è il caso anche di Joshua, che ancora oggi deve ancora fare il suo primo match fuori dall'Inghilterra, forse è il caso di andarli a difendere anche fuori, altrove. Poi lì ci sono anche interessi economici, parliamoci chiaro: se in casa guadagno 100, perché devo andare fuori a guadagnare 80? Ci mancherebbe. Perciò fin tanto che tu riempi il palazzetto in casa tua va bene, però è anche un modo di confronto per questi grandi campioni. Attenzione, tu stai sempre a giocare in casa, giocare in casa è più facile, però per la legge dei grandi numeri, se io ho il palazzetto pieno a casa mia, perché devo andare fuori e sperare di riempire un palazzetto? Anche perché poi giustamente la borsa e tutto quanto va garantita da chi organizza fuori, che è una cosa importantissima. Infatti alla fine Calzaghe gli ultimi due match, e secondo me, ripeto, non dal punto di vista del titolo, perché lì vinceva la cintura del The Ring, non vinceva chissà che titolo, sono stati più importanti. E sti due, che non erano due scalzagani, li ha affrontati fuori. Diciamo che è stato una dimostrazione, una chiusura di carriera
tutta di un certo livello. Oggi ovviamente è un padre di famiglia, c'ha due figli, si dà da fare, la sua organizzazione pugilistica lavora. Ultima nota, pare che negli ultimi tempi una testata abbia fatto un po' di indagini e abbia fatto ammettere a Joe Calzaghe l'uso di cocaina, che poi è stato un po' ritrattato e tutto quanto. Però ovviamente questo fa parte della vita personale in questo caso, perché non è stata usata a nessun fine, ma quasi a scopo ricreativo, a differenza di Fury che si è fatto beccare. Non è stato mai beccato, perciò non è stato neanche squalificato o condannato, però ovviamente noi condanniamo sempre, perché un campione dei campioni non possono fare uso di sostanze stupefacenti né a fini ricreativi né a fini di doping. Perciò questa è una cosa che va detta, siccome spesso mi capita di parlare dei pugili e qualcuno ha sempre degli scheletri nell'armadio, è anche importante dirlo per correttezza nei confronti della gente che mi ascolta. Perciò anche Joe Calzaghe non è un santo, è padre di famiglia eccetera eccetera, ma ci sono anche queste ombre abbastanza marcate che vanno tenute in considerazione. Perciò un breve video su un grande campione, una leggenda. Ne faremo degli altri, parleremo sicuramente di altri grandi campioni, sia del passato sia del presente, sia anche promesse, perché ragazzi, molti di voi mi chiedono Ryan Garcia ha fatto già diversi match, ma è una promessa, deve ancora affrontarli quelli tosti. Perciò sicuramente sto cercando di esaudire un po' tutte le vostre richieste, però mi serve anche a me tempo per farli, per seguirli. Alcuni sono brevi, veloci, si fanno facilmente, altri bisogna un attimino studiarli un attimino per sapere se c'è qualche cosa di particolare da aggiungere. Una cosa che poi mi piace discutere con voi è proprio lo stile di questi campioni. Come ho detto, Joe Calzaghe, secondo me dal punto di vista tecnico c'erano atleti più forti, ma la combinazione di alcune cose tra doti fisiche, doti mentali, voglia di arrivare, ne hanno fatto di lui un campione. Ed è bella, è una chimica pugilistica che va sempre tenuta in considerazione per capire chi è veramente il campione. Io intanto vi saluto a tutti ragazzi, vi ricordo che mi potete contattare direttamente su Instagram attraverso il direct, iscrivetevi sul profilo Instagram, non mi mandate i messaggi che poi devo andare lì a sbloccarli, se voi vi iscrivete e mi mandate il messaggio vi riesco a rispondere meglio, se no mi vanno in richieste e ce n'ho 500 che devo ancora sbloccare. Un saluto a tutti, ciao! Scuola di batte, siamo di scuola.